Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto un video spacchettamenti. Sono stata in fumetteria, quindi vediamo insomma gli acquisti di fumetti e apriamo il pacco Feltrinelli per la promozione Feltrinelli della coperta del lettore, di cui vi parlerò appunto quando andiamo a spacchettare. Ma partiamo dagli acquisti fatti in fumetteria. Finalmente sono riuscita ad andare in fumetteria, visto che siamo tornati finalmente in zona gialla e ci si può muovere più agilmente, e ecco qua il pacchetto fumetteria. Ho la shopper, avuto la shopper e il regalo della Bau, perché appunto all'interno ci sono due volumi Bau, ma ve la mostro meglio quando l'ho svuotata. Primo volume preso è questo per gli 80 anni della Marvel, è uscito già da un po', ma io un po' che lo desideravo, che lo puntavo questo volume. È un cartonato, uscito al costo di 20 euro, sono circa 170 pagine e sono appunto una raccolta di curiosità intorno al mondo Marvel, insomma per gli appassionati della Marvel. Quindi era un po', ripeto, che ero curiosa di leggere questo volume e quindi finalmente mi sono decisa a prenderlo. Questo è il fronte e questo comunque è il retro. Altro volume preso sempre in fumetteria, ormai chi mi segue sa che sto seguendo la serie di Buffy, eccolo qui, ed è edito Salda Press al costo di 19,90 euro. Eccolo qua, di questa serie io vi ho fatto la video recensione del primo volume, è una serie che io sto adorando, è un reboot della saga di Buffy, quindi non vi dirò più niente, perché chi mi segue già ormai ne ho parlato e riparlato. Comunque vi metto su nelle schede, giù nell'info box, la video recensione alla serie. Questa cover la trovo meravigliosa, vediamo l'interno, forse i volumi un po' costosi effettivamente, però è una serie che sto amando moltissimo. Alla fine di ogni volume, al solito, c'è la cover gallery che io apprezzo sempre moltissimo. Altro acquisto da fumetteria, sempre edito Marvel, questo è uscito praticamente da pochissimo, Le fatiche di Loki, questa raccolta al costo di 16 euro, 16 sì, questo è il retro, guardate che bello. Io in realtà questo ce l'ho già in volumetti, ma esce il volume, ma è Loki, e come fai a non prenderlo? E non vedo l'ora di rileggermelo tutto il volume. Ma anche qui, chi mi segue sa della mia... Poi apro c'è Thor. Della mia piccola passione per Loki, Thor e tutte le figure della mitologia norrena. Meraviglioso, questa veramente... Ultimo acquisto fatto, appunto, i due volumi Bau, grazie ai quali ho ricevuto, appunto, eccola qua, la shopper bellissima con il disegno di Rita Petruccioli, molto, molto, molto apprezzato, io queste cose le adoro. Sono due volumi di cui non so niente, ma che ho visto in fumetteria e me ne sono innamorata. Sono due volumi Bau, usciti al costo di 18 euro l'una, che se paragonati al volume di Buffy, capite perché dico che sono leggermente costosetti questi di Buffy, che costano 2 euro in più, e se vedete anche la mole, insomma, c'è una bella differenza. Andiamoli a vedere, ripeto, di questa serie praticamente non so nulla, l'ho vista in fumetteria per caso e me ne sono innamorata. Ho solo controllato un po' online e ho visto che sono 5 volumi, e lì c'erano i primi due, ma devo ben informarmi su cosa uscite e cosa uscirà, ma appunto me ne sono innamorata. Andiamoli a vedere, questo è il primo, Orchide Piccolo, guardate che bella la cover, questo è il retro e all'interno sono meravigliosi, quando apri così si presenta il volume e all'interno, vediamo qualche pagina che posso mostrarvi, guardate che meraviglia. Questa è sicuramente una delle prime letture che farò a febbraio, perché sono molto molto curiosa. Questo è il secondo volume che ha una cover che io trovo pazzesca, guardate che bella, e all'interno innanzitutto ci sono delle parti anche raccontate, scritte, non solo disegnate, e poi abbiamo la parte a fumetti. Questi volumi sono favolosi, sicuramente li leggerò, ve ne farò una recensione, ve ne parlerò meglio. Comunque, se voi li avete letti e conoscete questa serie, scrivetemi sotto come l'avete trovata, commento insomma su questa serie, perché li ho trovati bellissimi dal punto di vista estetico e non sono riuscita a trattenermi dal prenderli. Veniamo ora al pacco Feltrinelli, perché la Feltrinelli in questo periodo sta facendo una promozione che, a fronte di due libri del catalogo Feltrinelli, dà in omaggio la coperta del lettore. È una promozione che fanno praticamente una volta l'anno. Io sono andata in libreria qui da me, ma non erano arrivate le promozioni Feltrinelli, quindi ho deciso di prenderle sul sito IBS e mi è arrivato finalmente il pacchetto.
Io in realtà ho sbirciato già, però non potevo aspettare. I volumi Feltrinelli che ho preso sotto consiglio del mio gruppo di lettura sono due volumi della Miller, che è questo, Circe, che costa 12 euro, e La canzone di Achille al costo di 11. Io questi non li ho ancora letti, nessuno dei due, anzi in realtà non ho letto nulla della Miller, ma me ne parlano tutti benissimo, quindi visto che c'era una, insomma, c'era questa promozione, ho deciso di prendermi questi due. Insieme a questi due libri, per arrivare insomma alle spedizioni gratuite, mi sono presa anche questo, che credo sia una cosa trashissima, Mr. Darcy Vampire. Credo sia una cosa trashissima, ma era in una super offerta al 50% e l'ho pagato praticamente 6 euro. Credo sia il seguito di Orgoglio e Pregiudizio nella versione vampiri. Che fai, Orgoglio e Pregiudizio più i vampiri con questa cover? Al 50% doveva essere mio. E quindi ho preso anche questo. Ora veniamo alla coperta del lettore. Quindi abbiamo detto, con due volumi Feltrinelli c'era in omaggio una coperta, costata una di tre copertine di volumi Feltrinelli, potevano capitare Il libro della giungla, Dracula di Bram Stoker e quella di William Shakespeare, Molto rumore per nulla. Nel mio pacchetto è capitata quella di Shakespeare, avendo chiamato il figlio William per questa ragione, devo dire non mi dispiace affatto. Vado ad aprire. Ah, ma è enorme! E non riuscirò mai a mostrarvela tutta, ovviamente. È enorme, morbidissima e anche molto calda. Questa è l'immagine della coperta, insomma, che viene poi stampata. Questa promozione credo ci sia fino al 20 febbraio, quindi non so quando vedrete questo video, ma potrebbe essere agli sgoccioli. Comunque, se anche voi avete approfittato della promozione Feltrinelli, fatemelo sapere sotto con un commentino, fatemi sapere quali libri avete preso e soprattutto quale coperta vi è capitata. Questo è tutto, un video veloce con una pessima luce, oltretutto, ma niente, io sistemo le luci e poi esce il sole, però meglio così, insomma, ci godiamo una bella giornata di sole. Comunque, questo è tutto, come ripeto, un video veloce per rendervi partecipe degli ultimi arrivi in casa Michela. Questo è tutto, fatemi sapere appunto se avete partecipato alla promozione Feltrinelli, e che cosa state leggendo soprattutto in questo periodo, se quello che state leggendo vi piace. Io vi ricordo, ne approfitto per ricordarvi, se vi va, di iscrivervi al canale e di lasciarmi un commento, insomma un modo per farmi sapere che siete passati. Questo è tutto, auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!